Buon pomeriggio, ci ritroviamo anche oggi dopo un po' di giorni per parlare dei grandi iniziati. C'è stato un problema con la puntata di Allan Kardec, parecchi ce l'hanno segnalato, infatti non è venuta bene la registrazione, quindi chi lo cercava non l'ha trovato, per cui abbiamo deciso, siccome ci sono state molte richieste, abbiamo deciso di ripeterla. Quello che dirò oggi non sarà uguale, identico a quello dell'altra volta, nel senso che io vado abbastanza a braccio anche su qualche appunto, comunque il contenuto sarà lo stesso. Quindi parleremo di questo personaggio noto come Allan Kardec, che in realtà si chiamava in un altro modo, si chiamava Léon Hippolyte Rivail, ed è noto però con questo pseudonimo. Allora, Allan Kardec è vissuto nell'Ottocento ed è il personaggio al quale, come moltissimi sanno, è legata la codificazione dello spiritismo, dei concetti, non dei fenomeni spiritici, ma degli insegnamenti spiritici. E prima di parlare di Kardec è bene inquadrare il periodo. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quando lui comincia a essere attivo. Lui era nato nel 1804, comunque alla metà dell'Ottocento lui era attivo. E poi dirò qualcosa dopo della sua vita. Comunque volevo inquadrare l'epoca nella quale lui è vissuto, perché l'epoca è quella praticamente della nascita, della scoperta dello spiritismo. Il contatto spiritismo inteso come due credenze fondamentali. Una, prima, quella la più importante, è quella della sopravvivenza alla morte, cioè l'insegnamento, la dottrina spiritica sostiene che con la morte si continua a vivere. Quello dicono anche tutte le religioni, naturalmente questo è un concetto non nuovo, un concetto, grazie a Dio, condiviso da tutte le religioni, quindi certamente si basa su delle verità, su delle cose che tutti possiamo condividere, però la grande scoperta, diciamo così, dello spiritismo è che è possibile il contatto tra defunti e vivi, cioè tra l'altra dimensione e la nostra. E di questo contatto i fenomeni spiritici sembrano essere la testimonianza. Questa è una cosa nota già da tempo, però non se ne sapeva moltissimo, c'erano pochi casi noti, pochi casi studiati. Il fenomeno scoppiò all'attenzione generale alla metà dell'Ottocento, esattamente nel 1848, negli Stati Uniti, pare che sia cominciato tutto lì, col famoso episodio delle sorelle Fox. Siamo in un piccolo paese vicino a New York, Hydesville si chiama. Questo piccolo paese c'è una casa che tutti dicono infestata, cioè ci si sentiva, come si dice, si sentivano dei colpi, eccetera. Per questo motivo nessuno la voleva prendere in affitto. Però arriva da Hydesville una famiglia con non moltissimi mezzi, padre, madre e due ragazzine in età adolescenziale. L'età adolescenziale è quella nella quale, se uno è medium, lo rivela di solito. E queste bambine e questa famiglia si stabilisce, incurante delle voci, costava poco la casa, e quindi si stabiliscono lì. E subito ricominciano con maggiore intensità questi colpi contro le pareti, questo rumore di strascicamento di corpi, rumore di catene e così via, cose inquietanti. Le due ragazzine non si spaventano, le altre famiglie precedenti si erano spaventate, avevano fatto fagotto e se erano andate prima possibile. Lì le due ragazzine non si spaventano. E anzi invitano questo spirito picchiatore, come loro lo chiamano, a rispondere alle loro domande secondo un codice di colpi. Codice di colpi è quello che usiamo anche adesso, cioè A un colpo, B due colpi, C tre colpi e così via. E lo spirito picchiatore rispose, questa è stata la cosa sorprendente, che riuscirono a stabilire un contatto a furia di colpi con questo spirito, che lo chiamavano così lo spirito picchiatore, perché rispondeva. E rispondendo, questo cosiddetto spirito picchiatore rivelò di essere lo spirito, l'anima di un venditore ambulante. Questa è stata la cosa grande di questa vicenda, perché fu una vicenda che assunse carattere nazionale nelle tutte le gazzette, nei giornali dell'epoca, come diffusione, fu un evento straordinario. Questo spirito picchiatore rivelò di essere lo spirito di un venditore ambulante che qualche anno prima aveva chiesto e ottenuto ospitalità per la notte in quella casa, che durante la notte era stato ucciso dal proprietario della casa, che abitava solo, per motivi di rapina, sepolto in cantina, e questo delitto era rimasto impunito. Nessuno aveva più saputo niente perché era passato di lì una sera, poi nessuno aveva chiesto di lui perché non interessava a nessuno dove fosse andato a finire. Allora questa cosa si ripeté, lo si seppe.
e tutto il paese era informato di questa vicenda, al punto che fu deciso di fare degli scavi in cantina per vedere se era vera questa cosa. La cantina aveva la terra battuta, non era lastricata, per cui molto facilmente furono fatti gli scavi e fu trovato dei resti di capelli e di ossa. È interessante sapere che 50 anni dopo, cioè quando questa vicenda era già ampiamente sviluppata e archiviata anche in un certo senso, il nuovo proprietario di quella casa, facendo delle demolizioni in cantina per ampliare, migliorare, eccetera, scoprì l'esistenza di un doppio muro e dietro a questo doppio muro fu scoperto uno scheletro quasi intero e una cassetta da venditore ambulante. Quindi si ipotizzò che l'assassino, il precedente proprietario della casa, avesse ucciso quest'uomo, l'avesse seppellito in un primo momento nella terra per farlo sparire al più presto e che poi in seguito, per camuffare meglio il suo delitto, avesse costruito questa doppia parete e l'avesse messo dietro con tutta la cassetta. Questo è successo 50 anni dopo, quindi fu una conferma indipendente di quello che era avvenuto. Però lì per lì, nel 48, quando questo spirito picchiatore diede questa notizia e quando fu fatto il primo scavo e furono trovate delle ossa, la cosa fece uno scalpore enorme perché era stato scoperto un delitto di cui nessuno era al corrente. Il proprietario nel frattempo se n'era andato, non fu possibile accusarlo nel senso che non c'erano prove definitive, però la cameriera di questo signore che andava lì a giornata disse di ricordare bene, perché non era passato molto tempo, che un venditore ambulante aveva chiesto asilo, il padrone di casa l'aveva accolto e lei per quella sera era stata mandata a casa. Quando era ritornata la mattina dopo le era stato detto che il venditore ambulante se n'era andato, quindi lei non ci aveva pensato più, però ricordava benissimo la questione. Allora, questa vicenda che consentì di scoprire un delitto che non fu punito perché, ripeto, mancavano le prove definitive, però per insufficienza di prove, quindi, però che era avvenuto e quindi era una cosa reale, fece uno scalpore enorme e diede credibilità a tutta la questione del contatto con i trapassati, attraverso il codice di colpi, perché era evidente che c'era un fondo di verità. Quindi fece uno scalpore, tutte le gazzette ne parlarono, tutti i giornali dell'epoca. Le due ragazzine che avevano scoperto il codice di colpi rivelarono di essere due medium straordinarie e continuarono questa loro carriera in maniera clamorosa, perché poi diventarono medium molto note, si esibirono di qua e di là, andarono anche in Europa, portarono questo credo spiritico, che era veramente una scoperta sensazionale, perché nessuno fino a quel momento aveva pensato che si potesse stabilire con questa facilità, perché in fondo non è un sistema difficile, il contatto tra al di là e al di qua, e il loro caso dimostrava che il contatto era possibile e che era veritiero. Quindi da questo momento in avanti, cioè dalla metà dell'Ottocento, si stabilì un interesse eccezionale per le sedute medianiche, un interesse che coinvolse sia negli Stati Uniti dove era partito, sia poi in Europa dove le sorelle Fox vennero, un interesse incredibile praticamente per tantissimo tempo in tutte le case si facevano sedute, si stabilì poi, si codificò un sistema per ottenere i colpi, col tavolo rotondo, quel tavolo rotondo dove le persone stavano intorno, tavolo rotondo con tre gambe, una gamba solo iniziale, tre gambe in fondo, in modo che il tavolo alzandosi su due gambe batteva con la terza e quindi tecnicamente era molto semplice. Nel tempo poi si codificò sempre attraverso i battiti, furono le entità stesse, diciamo così, accettiamo come ipotesi di lavoro questo contatto per non stare a usare sempre condizionali, furono le entità stesse che dissero di provare, al medium dissero di provare a scrivere, perché naturalmente era molto più veloce, perché scrivere una parola col codice di colpi era lentissimo, perché per la A c'è un colpo, ma per la Z ci sono 21, quindi è veramente una cosa molto complessa. Invece a un certo punto furono le entità stesse a dire di usare il medium che usasse un foglio di carta e una penna o una matita e di mettersi in attesa, e questo viene fatto ancora adesso, questa si chiama scrittura medianica, scrittura automatica, cioè una scrittura che avviene senza la partecipazione consapevole di chi scrive, il quale tante volte guarda anche da un'altra parte, scrive velocissimo, le parole sono spesso legate una all'altra, non si staccano neanche quando si va a capo. Quindi è un sistema veramente molto veloce, a volte si fa un po' fatica a leggere perché le parole sono tutte attaccate, e con questo sistema arrivavano e continuano ad arrivare adesso, 150 anni dopo e più, 170 anni dopo, continuano ad arrivare notizie, ci sono automatisti, gli automatisti si esprimono
anche adesso, o con la scrittura, o col disegno, con la pittura, ci sono veramente tanti, tanti sistemi, un'altra volta se ne può parlare. Comunque adesso andiamo avanti per parlare di Allan Kardec. Allan Kardec si inserisce in questo movimento di interesse nei confronti dello spiritismo. Lui non è nato spiritista, non si chiamava neanche Allan Kardec, ve l'ho detto, si chiamava nome completo Léon Hippolyte Dannizzard Rivail, quindi diciamo Rivail per semplicità. Era nato all'inizio dell'Ottocento a Lione, era francese, e aveva fatto tutt'altra carriera, aveva studiato per diventare pedagogista. Era molto dotato per questo, era stato allievo del Pestalozzi qui in Svizzera, quindi era uno che aveva una grandissima preparazione, un uomo preciso, accurato, intelligente, diligente, attento, quindi aveva tantissime buone qualità. E fino a 50 anni lui si è occupato solo di questo, cioè lui si è occupato di insegnamento, si è occupato di, ha scritto libri per la scuola, anche libri di contabilità perché era anche un contabile molto bravo, quindi aveva fatto la sua carriera in questo senso e non pensava a nient'altro se non che anche lui coinvolto, lui appunto è nato all'inizio dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento quando cominciano ad arrivare tutte queste informazioni, tutte queste notizie eclatanti dall'America che si è scoperto questo e quell'altro. Anche lui si interessa e si avvicina alla materia con la prudenza che gli è propria, con molta, molta, molta attenzione e partecipa a delle sedute con dei medium, anche i medium con i quali lui ha a che fare a un certo punto ricevono il suggerimento di scrivere e non più di servirsi del codice dei corpi che è molto lento. Lui col metodo che ha comincia a fare delle domande. E per cercare proprio di capire non tanto i fenomeni pur eclatanti che avvengano con i medium, ma di capire l'insegnamento, perché a lui interessava questo, interessava. Allora dice, se, diceva lui, ragionava così, ed è logico, ancora oggi si può ragionare così, se dall'aldilà è possibile un contatto, la cosa interessante è sapere com'è questo al di là, che cosa succede, come si sviluppa la vita dopo, in che maniera ci si trasferisce da un stato di esistenza all'altro. Quindi tutta una serie di domande che vengono alla mente anche a noi e che lui per primo si fece, perché prima c'era, diciamo così, un'accettazione passiva di quello che arrivava attraverso i medium e lui invece comincia a fare delle domande. Per di più succede che non era il solo lui intanto si era trasferito a Parigi, non era il solo a Parigi a occuparsi di questo, c'erano altri gruppi, perché ho detto prima che questa vicenda del contatto con al di là aveva suscitato un interesse incredibile e se ne occupavano personalità anche molto importanti, tra cui per esempio quello che poi allora era molto giovane, quello che poi divenne il grande astronomo Camille Flammarion, che è stato un grandissimo sostenitore dello spiritismo, un grande amico di Allan Kardec, e poi personaggi di questo tipo. E quindi era un ambiente anche molto stimolante per lui, c'era l'editore Didier, c'era lo scrittore Victorien Sardou in questo gruppo parigino. Questi personaggi si riunivano già da alcuni anni, quando conobbero il futuro Allan Kardec, e gli affidarono una serie di quaderni nei quali loro da anni, da 5 anni che facevano sedute, avevano scritto gli insegnamenti delle entità. Faccio un piccolo passo indietro e dico che nel frattempo Rivail si era già trasformato in Allan Kardec, nel senso che le sue entità gli avevano detto, per convincerlo, perché lui dubitava, lui era molto prudente, era uno scienziato, diciamo, e lui dubitava, per cui gli disse, diedero delle prove di identificazione e gli dissero che lui in una vita precedente era stato un personaggio che si chiamava Allan Kardec, che apparteneva alla civiltà celtica. Lui, attraverso le prove che gli furono date, ci credette e da allora assunse il nome di Allan Kardec, con il quale poi in seguito ha firmato sempre tutti i suoi libri, con i quali tuttora è noto. Allora, e quindi lui è Allan Kardec, lui ha 50 anni, si sta già occupando di queste cose da qualche tempo, con la prudenza e la diligenza che gli è propria, e a un certo punto lui incontra questo gruppo che aveva tutti questi quaderni di messaggi raccolti 5 anni precedenti, non sapeva cosa farsene perché capivano che c'era bisogno di una codificazione, che c'era bisogno di dare ordine a tutte queste notizie che arrivavano dall'altra dimensione, loro non erano in grado di farli. Conoscono Kardec e dicono è la persona giusta per le conoscenze che ha, per la passione che ci mette, per la precisione che ha e lui accetta, prende questo pacco di quaderni, comincia a studiarli e si accorge che in questi insegnamenti c'è del buono, ma ci sono anche tante lacune, ci sono
dei messaggi che hanno bisogno di essere integrati, che hanno bisogno di spiegazione, ci sono dei passaggi da fare da una cosa all'altra, da una situazione all'altra, domande da fare. E quindi lui si appassiona moltissimo a questo lavoro, al punto che poco per volta lascia stare tutte le altre pubblicazioni che faceva di tipo pedagogico, per la scuola, amministrativo e così via, e si dedica esclusivamente a questo. E procede con metodo. Lui, è bene chiarire, lui non è un medium, non è mai stato un medium, lui non è stato un, io l'ho collocato tra gli iniziati nel senso che lui ha dato ordine a questa straordinaria materia, ma lui non è stato un medium, lui è stato colui che ha ordinato tutto questo e ha presentato un corpus di insegnamenti che tuttora trovano lettori, seguaci. Sì, si definisce lo spiritismo kardecchiano, cioè come l'ha presentato lui. Lui, per dare ordine a tutto questo materiale, che era in questi quaderni, allo stesso poi, fra l'altro, che aveva anche al materiale che aveva raccolto lui, lui si presentava alle sedute, aveva a disposizione una decina di medium, di signore prevalentemente, che lo seguivano con interesse. Lui si presentava alle sedute presso le diverse signore automatiste e con delle serie di domande e le poneva queste domande, sia a questa che all'altra, tutte, e poi confrontava, faceva delle griglie, faceva dei confronti tra le domande e le risposte che arrivavano. Insomma, fece un lavoro veramente straordinario dal punto di vista metodico. Allora, e lui pervenne a dei risultati molto interessanti. Vi voglio leggere qualche cosa che dice lui, in modo da rendervi conto di come lui lavora. Uno dei motivi per cui lui era così preciso era che lui era convinto di questo, che essendo gli spiriti ciò che resta, ciò che sopravvive alla morte dell'individuo, non può essere lo spirito troppo diverso da quello che era in terra e quindi non è perfetto, non conosce tutto. Quindi lui dice: lo spirito, una volta pervenuto nell'altra dimensione, resta più o meno quello che era prima, magari con una visione un po' più ampia, ma non è onnisciente, non sa tutto, e quindi da ognuno di loro posso ricavare un certo tipo di notizie. Lui lo esprime in questa maniera: gli spiriti, non essendo altro che le anime degli uomini, non possedevano né la sapienza assoluta né la scienza assoluta. Lui così riassume il suo lavoro. Il loro sapere era limitato al grado della loro evoluzione e le loro opinioni avevano il valore delle opinioni personali. Quindi, quando uno muore, non può di colpo diventare sapiente, onnisciente, resta quello che era e poi può, ha modo di evolversi ulteriormente, però lì per lì è quello che è. Questa verità, di cui mi resi conto fin dall'inizio, mi salvaguardò dal grave errore di credere alla loro infallibilità e mi impedì di formulare teorie premature basate sulle affermazioni di uno spirito solo o di alcuni di essi. Quindi lui, notate la grande prudenza, quindi mi salvaguardò dal grave errore di credere alla loro infallibilità, perché possono sbagliare, non è detto che perché arriva dall'altra dimensione è infallibile, no, perché uno spirito arrivato in un'altra dimensione resta quello che era in terra. Poi naturalmente cresce, evolve, si sviluppa, si amplia e così via, però lì per lì è quello che è. Quindi le informazioni che arrivano dai singoli spiriti, dalle singole entità, sono fallibili e non sono assolutamente perfette, quindi possono esserlo oppure no. La comunicazione in ogni modo gli apriva un mondo inesplorato, questa era la sua grande scoperta, cioè il mondo inesplorato nel quale lui si trovava adesso ad agire attraverso queste medium di cui si fidava e ponendo tutta questa serie di domande. Leggo ancora un altro brano. Il solo fatto della comunicazione con gli spiriti, qualunque cosa essi potessero dire, dimostrava l'esistenza di un mondo invisibile, un campo immenso aperto alla nostra esplorazione. Questa è la sua grande scoperta, la sua grande sorpresa, la chiave di una moltitudine di fenomeni inesplorati. Quindi a quest'epoca si scopre questo mondo inesplorato, che è quello dell'oltre, col quale finalmente si riesce ad entrare in contatto e Kardec trova la chiave, appunto, anche per avere maggiori informazioni. Il secondo punto, non meno importante, era conoscere lo stato di questo mondo, i suoi costumi, se così mi posso esprimere. Mi resi conto ben presto che ogni spirito, in base alla sua posizione personale e alle sue conoscenze, me ne rivelava una fase, allo stesso identico modo in cui si riesce a conoscere la condizione di un paese interrogando gli abitanti di tutte le classi sociali, di tutte le condizioni. Ognuno infatti può insegnare qualcosa e nessuno individualmente può insegnare tutto. Guardate che raziocinio, cioè, fa questo esempio: se io vado in un paese che non conosco,
Per conoscere il paese devo interrogare molte persone, perché uno mi parlerà della sociologia, un altro dell'arte, un altro dei paesaggi, un altro delle finanze, un altro delle famiglie e così via. Allora anche lui dice, facendo questa trasposizione, anche andando a parlare con entità del mondo sconosciuto, dell'oltre, io da una entità avrò una notizia, da uno ne avrò un'altra, da un'altra ancora, e mettendo tutto insieme farò un mosaico che ha un significato. Continuo. Dove sono arrivata? Benissimo. Sta poi all'osservatore di formare l'insieme con l'aiuto dei documenti raccolti da diverse parti, documenti che bisogna coordinare, controllare, confrontare gli uni con gli altri. Con gli spiriti mi comportai dunque come avrei fatto con gli esseri umani, e si furono per me, dal più piccolo al più grande, dei mezzi di informazione e non dei rivelatori predestinati. Quindi vedete la prudenza di quest'uomo. Perché, diciamo la verità, entrando in contatto con l'oltre, come lui era convinto di fare, come certamente gli diamo credito, si è tentati di dire, me l'hanno detto quelli che vivono dall'altra parte, quindi è esatto. Lui disse no, perché ognuno mi può dare una sua verità, mi può dare un'informazione che corrisponde al suo livello evolutivo, che corrisponde alla sua preparazione, alla sua cultura. E quindi io mi informo, come se vado in un paese straniero e chiedo a una persona sola, avrò un'immagine molto parziale di questo paese straniero. Se vado in questo grandissimo paese straniero, immenso paese straniero, che è il paese dell'oltre, devo chiedere a tanti, perché ognuno di loro mi potrà dare un certo tipo di informazione. Quindi lui insiste, lui per 15 anni, cioè fino alla morte, dai 50 ai 65 anni, non ha fatto altro che questo, cioè non ha fatto altro che porre domande, confrontarle, fare queste griglie, controlli di ogni tipo e arrivare a delle risposte che lui poi comunicò attraverso i suoi libri solo quando aveva ottenuto delle uniformità, solo quando si era reso conto che le risposte su quel determinato punto coincidevano, pur arrivando da parti, attraverso medium diversi e da entità diverse. Come faceva lui? E l'ho già accennato prima, lui che era un pedagogista, quindi un uomo abituato agli insegnamenti, abituato a porre domande, faceva così, cito ancora: arrivavo alle sedute con una serie di domande preparate e ordinate metodologicamente, e le risposte che ottenevo erano sempre precise, profonde e logiche. Da principio ciò mi interessava soltanto per istruzione personale. Più tardi, quando vidi che il tutto assumeva le proporzioni di una dottrina, pensai di farne una pubblicazione per l'istruzione di tutto il mondo. Ecco qui il grande compito che Alan Kardec si assume e che le entità, fra l'altro, gli avevano preannunciato quando gli dissero che lui era stato questo signore vissuto tanti anni fa con il nome di Alan Kardec e che in questa incarnazione, perché lui, le entità hanno parlato di reincarnazione, poi ne parleremo, il suo compito era di diffondere questo insegnamento. Quindi lui si convince di essere investito di una missione straordinaria, cioè di informare il mondo che è possibile il contatto con l'oltre e che dall'oltre arrivano delle notizie straordinarie che, lui ne era convinto, se accettate, se ben capite, avrebbero potuto trasformare in meglio l'umanità e le sue sorti. Quindi un mezzo per migliorare il mondo. Allora, lui dice anche che all'inizio pensava di capire queste cose per sua istruzione personale, perché era interessato personalmente. Infatti, anche io nel mio piccolissimo non sono certo un personaggio come quello di cui sto parlando, ma anch'io che ho fatto tanto giornalismo e tanta comunicazione, tanta scrittura, le cose le voglio capire per me prima e poi le comunico. Le cose su cui indago rispondono in primo luogo ai miei interessi e ho sempre avuto questa fortuna di poter indagare ciò che mi interessa in particolare. Quando credo di aver capito, quando credo di avere delle cose da dire, allora le scrivo e per farle sapere anche ad altri che ha voglia di saperle. E Alan Kardec fece questo esattamente, cioè prima per sua curiosità personale. Quando si convinse che quello che aveva capito e saputo poteva essere utile all'umanità, decise di scrivere. Quindi col materiale che aveva avuto attraverso le medium, con tutte le domande che lui faceva, questo e quell'altro, mise insieme un materiale straordinario e decise di pubblicarlo proprio. E lui parla addirittura del mondo, farlo sapere al mondo. Gli sembrava una notizia strepitosa, e in effetti è una notizia strepitosa, perché se fosse veramente così come lui l'aveva capita e come lui credeva, e come tanti ancora credano, che ci sia questa possibilità
di contatto con il mondo dell'oltre, è chiaro che la notizia è più strepitosa in assoluto. Se tutti fossimo convinti che c'è un dopo e che in qualche modo risponderemo di quello che facciamo qui e che lo scopo nostro di essere qui è quello che fu detto a Kardec, cioè di crescere, di evolverci, di fare l'esperienza della Terra, di migliorare il mondo in cui viviamo, di renderlo un pochino migliore di come l'abbiamo trovato, tutto questo certamente il mondo sarebbe migliore. Purtroppo non è così e quindi il messaggio di Allan Kardec però non smette di essere attuale da questo punto di vista. Lui a un certo punto pubblica nel 57, sono passati 7 anni da quando lui si occupa di questo, 1857, pubblica il suo primo libro che si chiama Il libro degli spiriti, che ebbe un successo strepitoso, fu tradotto in tante lingue immediatamente, fu tantissime edizioni. E in Italia tutti i libri di Kardec sono editi dalle Edizioni Mediterranee, che li pubblica da moltissimi anni e continua a pubblicarli perché l'interesse è sempre alto. Devo dire che sono scritti anche molto bene, molto chiari, col tipo della domanda e della risposta, quindi chiunque è in grado di capirli. Non sono libri filosofici complicati, sono libri molto molto chiari e scritti bene con chiarezza. Quindi nel 57 scrive il libro degli spiriti, il primo, che ebbe un straordinario successo, e l'anno dopo comincia a pubblicare una rivista che esiste ancora, che si chiama la Revue Spirit, la rivista spiritica, che allora veniva pubblicata tutti i mesi, adesso con una cadenza più ampia, e che lui diresse fino a che non morì, cioè 10-12 anni dopo. E ogni mese in questa rivista venivano affrontati i temi che lui continuava a sviluppare, a presentare attraverso i medium, e che non, naturalmente non poteva fare un libro in 5 minuti, però questa rivista che ebbe tanti abbonati, tanti aderenti e così via, ogni volta venivano posti dei temi e le risposte che arrivavano attraverso l'entità. Dopodiché lui fece anche tanti altri libri, il secondo è interessantissimo anche questo, il libro dei medium, si chiama, è un successo enorme anche questo qui, e poi ancora le rivelazioni degli spiriti, il Vangelo secondo gli spiriti, il mondo degli spiriti, la possessione, proprio un'infinità di libri. Chi è interessato non ha che andare su internet e lì troverà tutta la serie dei libri di Allan Kardec. Chi deve cominciare, io veramente suggerisco il libro degli spiriti perché è il primo ed è quello nel quale lui ha esposto con grandissima chiarezza, anche gli altri sono chiarissimi, cioè, questo qui, con questo lui voleva fare un impatto serio, importante sulla gente. E quindi lo ebbe, in effetti, questo impatto lo ebbe, chi è digiuno di queste cose e ancora lo legge oggi rimane veramente colpito dalla sicurezza, anche dalla fiducia, dalla pacatezza, dalla sobrietà con cui Allan Kardec, che non ha mai avuto nessun tipo di... Lui non era un entusiasta, era un critico, quindi ha fatto un lavoro prudente, un lavoro che si può definire quasi da scienziato, se non tolgo quasi il quasi, perché... come lui l'ha svolto in maniera scientifica, è stato veramente un grande. Allora lui dice, proprio per il modo in cui lavorava, usava quello, l'ho accennato prima, il controllo incrociato, cioè fare la stessa domanda a varie entità, attraverso vari medium e vedere le risposte. E questo metodo lui disse che gli era stato suggerito dalle stesse entità, tant'è vero che scrive: gli spiriti mi raccomandarono di non accontentarmi di una sola verifica. Dato che le circostanze mi avevano messo in relazione con altri medium, ogni volta che se ne presentava l'occasione ne approfittavo per porre le domande che mi sembravano più spinose. E così che più di 10 medium mi hanno prestato la loro assistenza per questo lavoro. È dal confronto e dalla fusione di tutte queste risposte, coordinate, classificate, a volte rimaneggiate nel silenzio della meditazione, che fu ormai la prima edizione del libro degli spiriti, quello di cui vi ho parlato adesso e che è stato il primo che ha avuto un impatto straordinario. Nell'insieme delle dottrine proposte da Kardec attraverso i suoi libri è stato dato il nome da Kardec stesso di filosofia spiritualista. Lui stesso ha fatto una sintesi di questa sua filosofia spiritualista. Io nel libro che ho dedicato ai grandi iniziati, che è questo, grandi iniziati del nostro tempo, anche questo delle Mediterranee, un capitolo del quale è dedicato a Kardec, ho riportato alcune pagine di questa filosofia spiritualista e adesso vi leggerò qualche frase perché naturalmente non abbiamo il tempo di leggere tutto. Volevo anche dire, faccio un piccolo inciso, varie persone che mi hanno chiesto di questo libro
In questo libro ci sono una ventina di quelli che ho chiamato i grandi iniziati, io per ora ne ho presentati qui 4-5, faremo ancora una puntata la prossima settimana, fra 2 settimane esattamente, su Rudolf Steiner e poi ci rivediamo dopo l'estate. Ma nel libro ci sono una ventina di personaggi che vanno appunto dall'Ottocento, anzi prima dal Settecento, fino ai giorni nostri, personaggi che io ho definito i grandi iniziati perché sono figure che hanno aperto orizzonti nuovi, che hanno dato immagini nuove di noi stessi, della nostra coscienza, hanno dato stimoli importantissimi per la nostra crescita, chi in un modo, chi nell'altro, però tutti convergendo nella necessità di aprirsi, di crescere, di evolversi, di migliorarci e dopo esserci migliorati noi, di migliorare il mondo intorno a noi. Ecco, attraverso varie tecniche, attraverso varie filosofie. È un libro che ho visto che ha interessato molte persone. E se volete lo potete trovare o presso il Mediterraneo, nelle librerie oppure anche attraverso Amazon. E Kardec è uno di questi. Torniamo al nostro, alla nostra sintesi di Kardec che scrive, della filosofia spiritica. Kardec scrive: Dio è eterno, immutabile, unico, onnipotente, sovranamente giusto e buono. Questa è la prima frase che lui dice che apre veramente il cuore. Egli ha creato l'universo che comprende tutti gli esseri animati e inanimati, animati e inanimati, materiali e immateriali. Gli esseri materiali costituiscono il mondo visibile o corporeo, gli esseri immateriali il mondo invisibile o spirituale, cioè gli spiriti. La creazione invisibile, in un certo senso, l'ho chiamata questa, la creazione invisibile, cioè quello che non si vede ma che anima poi tutto il mondo. Il mondo spirituale è il mondo normale, primitivo, eterno, preesistente e sopravvive a tutto. Il mondo corporale è secondario, esso potrebbe cessare di esistere o non esistere, non essere mai esistito senza alterare l'essenza del mondo spirituale, al quale lui dà assolutamente la supremazia. Gli spiriti rivestono temporaneamente un involucro materiale mortale, la cui distruzione dopo la morte restituisce loro la libertà. Quindi lui vede l'incarnazione degli spiriti in un corpo materiale come una sorta di prigione, chiamiamolo così nel senso buono del termine, per poter svolgere qui l'esperienza terrena che senza il corpo materiale non sarebbe possibile. Però la nostra vera essenza, dice Kardec, è spirituale e quindi quando il nostro compito qui è finito o viene interrotto, qua sarebbe un lungo discorso da fare, si ritorna al nostro stato che lui definisce normale, perché lo stato normale per lui è quello spirituale, non è quello corporeo, anche se a noi sembra tutto il contrario. Tra le differenti specie di esseri corporali, Dio ha scelto la specie umana per l'incarnazione degli spiriti giunti a un certo grado di evoluzione, il che le conferisce una superiorità morale e intellettuale sulle altre. L'anima, questa è una bellissima frase, è uno spirito incarnato di cui il corpo è soltanto l'involucro. Anche se fossimo veramente convinti di questo, il mondo sarebbe veramente migliore, perché se noi non dessimo tanta importanza al corpo, che la diamo e viviamo solo per questo, e pensassimo che siamo destinati, veniamo da un mondo spirituale e ritorniamo a un mondo spirituale, certamente cercheremo di vivere questa esistenza umana che fa parte della nostra evoluzione e una delle catene, uno dei gradini della nostra evoluzione, lo vivremmo certamente in un modo diverso. Quindi da questo punto di vista l'insegnamento di Kardec va rispettato e stimato, perché i messaggi che ha dato, se uno anche se poi non condivide altre cose, sono veramente, veramente straordinari. Nell'uomo ci sono 3 elementi, noi in genere pensiamo che siano 2, invece sono 3, il corpo o essere materiale, analogo agli animali e animato dallo stesso principio vitale, l'anima o essere immateriale, spirito incarnato nel corpo, e il legame che unisce anima e corpo, principio intermedio tra la materia e lo spirito. L'uomo ha così 2 nature, attraverso il corpo partecipa della natura degli animali di cui possiede gli istinti, attraverso l'anima partecipa alla natura degli spiriti. Quindi noi ci troviamo a metà strada tra il mondo materiale e il mondo spirituale. Il legame per ispirito che unisce il corpo e lo spirito a una specie di involucro semimateriale, su cui entriamo in un discorso più complicato che non è il caso di fare qui. Lo troverete comunque se acquisterete il libro degli spiriti o in sintesi attraverso questo mio dal quale sto leggendo queste frasi.
Lui dice anche, salto qui, le relazioni degli spiriti con gli esseri umani sono costanti. Gli spiriti buoni ci sollecitano al bene, ci sostengono nelle prove della vita e ci aiutano a sopportarle con coraggio e rassegnazione. Dice cose che veramente danno coraggio. La morale degli spiriti, salto ancora, superiori, si riassume come quella di Cristo in questa massima evangelica: agire verso gli altri come vorremmo che gli altri agissero verso di noi, cioè fare il bene e non fare il male. L'uomo trova in questo principio la regola universale di condotta per ogni sua azione. In effetti è più che vero, lo sappiamo già dal cristianesimo, che non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, cioè lui dice con altre parole la stessa cosa, cioè agisci verso gli altri come vorresti che gli altri agissero nei confronti tuoi. Quindi questa è una regola di vita straordinaria che basterebbe mettere in pratica questa per vivere meglio e non avere ostilità, non avere momenti sgradevoli nei confronti di nessuno. Ancora una frase, poi passiamo all'ultimo argomento di oggi, collettivamente a Cardi, che è un tema importante. Gli spiriti ci insegnano che egoismo, orgoglio, sensualità sono passioni che ci avvicinano alla natura animale, legandoci alla materia, che l'uomo, il quale sulla terra si stacca dalla materia disprezzando le futilità mondane, amando invece il prossimo, si avvicina alla natura spirituale. Ciascuno di noi deve rendersi utile in base alle facoltà e ai mezzi che Dio ha posto nelle sue mani per metterla alla prova, che chi è forte e potente deve appoggio e protezione a chi è debole, perché chi abusa della sua forza e della sua potenza per opprimere il suo simile viola la legge di Dio. Gli spiriti ci insegnano che non esistono errori imperdonabili. Ecco, qua c'è una cosa molto consolante. Quindi, in pratica, in base all'insegnamento degli spiriti, non esisterebbe l'inferno. Kardec lo esprime così. Gli spiriti insegnano che non esistono errori imperdonabili. Quindi, noi possiamo commettere tanti errori, anche più terribili, in questa vita, però a un certo punto vengono perdonati. E che non possiamo, e che non possa, quindi non es che non esistano errori imperdonabili, che non possono essere cancellati con l'espiazione. L'uomo ne trova i mezzi nelle diverse esistenze che gli consentono di avanzare in base al suo desiderio e ai suoi sforzi, sulla via del progresso e verso la perfezione che è il suo scopo finale. E qui entra in ballo il discorso della reincarnazione. È chiaramente detto, l'espiazione può avvenire attraverso i mezzi delle diverse esistenze. Cioè, se io mi sono comportato male, praticamente questo è il concetto, in questa vita, posso in una vita successiva porre rimedio, migliorarmi, andare avanti, evolvermi e in certo modo cancellando questo karma negativo, come si chiama, che ho caricato, di cui mi sono caricato nelle vite precedenti. E questo è un punto, quello della credenza nella reincarnazione, nella quale peraltro tutte le sedute medianiche concordano, sia oggi che nel passato, si parla sempre di molte vite, quindi una sequela di vite per crescere, per evolversi e così via. Questo è un punto, chiaramente, nel quale lo spiritismo in generale, quello di Kardec, che non fa eccezione, non va d'accordo con la filosofia cristiana, perché della filosofia cristiana la reincarnazione non fa parte. Lo sappiamo bene, la reincarnazione fa parte del patrimonio dottrinale dei popoli orientali, soprattutto induismo e buddismo. Però il concetto di reincarnazione ha sempre molto attirato anche in Occidente e sono state tante personalità alte, colte, buone, gentili, eccetera, che hanno considerato con interesse la possibilità di un ritorno delle molte vite, cioè di vite precedenti alla nostra e vite che potrebbero essere successive. Adesso questo non è un discorso da fare ora proprio per mancanza di tempo, però la parapsicologia e la ricerca psichica indaga la reincarnazione attraverso vari mezzi, per vedere, non per motivi dottrinali, ma per cercare di capire se può essere una realtà. E cioè indaga il discorso reincarnazione attraverso i ricordi dei bambini piccoli, che a volte i bambini piccoli, quando cominciano a parlare, raccontano di vite che non sono quelle che stanno vivendo, di persone che sono diverse da quelle che sono intorno a loro, e a volte sono stati trovati degli scontri molto interessanti. Oppure l'altro sistema è quello dell'ipnosi regressiva, cioè mettendo una persona in ipnosi si sa che è possibile portarla
ha ricordi di anni precedenti la sua età attuale, può andare indietro all'infanzia, alla giovinezza, all'infanzia, primissima infanzia, addirittura il grembo materno. Questo la psicologia lo accetta perché è noto che si può regredire attraverso l'ipnosi età precedenti, portando alla luce episodi, traumi, situazioni, ricordi che allo stato attuale non sono presenti. In questo stato invece emergono e si ricordano. Ricordi che vicende che forse hanno un'influenza nella vita attuale, la condizionano anche se a livello inconsapevole. A volte però con l'ipnosi si va ancora più indietro e le persone si ritrovano in quelle che sembrano vite precedenti. E raccontano tante cose, che anche qui sarebbe un lunghissimo discorso, che a volte sono state riscontrate esatte, si sono trovati dei riscontri. E allora, con questi due sistemi, ricordi dei bimbi e l'ipnosi regressiva, la ricerca psichica cerca di capire se è vero, può essere vera che la dottrina dell'incarnazione è una realtà. E nelle sedute medianiche, come dicevo, c'è sempre il ricorso alle vite precedenti. E Allan Kardec non fa eccezione, lui in questa ultima frase che vi ho letto, l'uomo trova i mezzi per la purificazione delle esistenze che gli consentono di avanzare in base al suo desiderio e ai suoi sforzi, sulla via del progresso e verso la perfezione che è il suo scopo finale. Cioè lo scopo finale di tutto, anche di questa vita qui, sarebbe crescere, diventare più consapevoli, più coscienti, evolversi, eccetera, e fare ritorno al divino in un cammino di cui adesso non possiamo neanche intuire la dimensione, la bellezza, la finalità e così via. E dobbiamo avere fede che questo possa avvenire. La reincarnazione appunto sarebbe un mezzo di crescita. Quindi da questo punto di vista le dottrine spiritiche spesso non vengono accettate dal cristianesimo proprio perché c'è questo ostacolo della reincarnazione. Però per tutto il resto, al di là della reincarnazione, ci sono moltissime coincidenze, abbiamo già visto leggendo questa sintesi di Kardec, per esempio, le dottrine di Kardec, non di Kardec, diffuse da Kardec, sono a sostegno di qualunque autentica credenza religiosa, per esempio la fede in un Dio eterno e giusto, l'esistenza dell'anima, anche qua tutte le dottrine religiose ci dicono che abbiamo un'anima, la sopravvivenza di quest'anima alla morte del corpo. Questo è importantissimo, la libertà individuale che consente di operare per il bene o per il male, restituendo quindi a ognuno la piena responsabilità delle proprie azioni. Quindi non predestinazione, non tutto previsto, tutto calcolato, tutto già delineato. A questo io personalmente non credo, credo che abbiamo una nostra libertà, anche se condizionata da situazioni ambientali, DNA, eccetera, eccetera, ma che fondamentalmente abbiamo la nostra libertà e questo tutte le lo riconoscono, cioè noi possiamo agire in un modo o nell'altro regolandoci appunto libera scegliere liberamente in che direzione andare. E quindi gli insegnamenti di Kardec, da questo punto di vista, escluso il discorso dell'incarnazione, insegnamenti diffusi da Kardec coincidono e possono venire accolti da qualunque movimento religioso perché appunto la credenza in un Dio unico, l'esistenza dell'anima, la possibilità di crescere, di evolversi, di fare il bene oppure il male e così via, sono accettati da tutti, ecco, da tutte le religioni. Guardavo se ci sono delle domande, leggo qua, ma quando il nostro caro si reincarna non c'è più coscienza della vita passata e dei familiari rimasti sulla terra. Allora, Gandhi, che era un induista e che credeva ovviamente nella reincarnazione, diceva che è una grande provvidenza di Dio che non ricordiamo, perché se noi ricordassimo le vite precedenti, vivremmo questa attuale condizionate dall'altra. Invece è una grande grazia di Dio, sono d'accordo con Cassia Vera, la reincarnazione, la dottrina dell'incarnazione, sono d'accordo che è giusto che io viva questa vita come se fosse l'unica e non che parta condizionata da consapevolezza, allora nell'altra vita ho fatto quello per cui adesso devo fare un'altra cosa, quindi non sarei più libero di scegliere. E quindi è questo, credo che voleva sapere chi ha scritto. Dopo aver ascoltata l'ultima volta, ho acquistato il suo libro a Elena Petrovna Blavatsky. Sì, è vero, questo è un altro tema. L'ultima volta ho parlato della Blavatsky.
Alla Elena Petrovna Blavatsky, che è la fondatrice del movimento teosofico, ho dedicato un capitolo in questo libro qui dei grandi iniziati, però ho dedicato anche una biografia intera e quindi chi la vuole leggere trova un personaggio straordinario. Adesso volevo chiudere, grazie a chi ha acquistato questo libro, volevo chiudere con Kardec dicendo come è morto relativamente presto, a 65 anni, mentre ancora era nel pieno della sua attività e delle sue forze, era ancora un uomo giovane. È morto nel 69, lui era nato nel 4, quindi aveva 65 anni, probabilmente d'infarto perché morì improvvisamente. Era ancora attivissimo, quindi è stato un vero peccato che non abbia avuto altri anni. Fino all'ultimo aveva lavorato ai suoi libri e alla Revue Spirit, la rivista che aveva fondato e che poi dopo di lui. Sulla sua tomba, ecco, l'astronomo Camille Flammarion, che è stato un grande dell'astronomia, convinto spiritista, pronunciò un accorato e riconoscente discorso, augurandosi che lo studio dei fenomeni spiritici venisse presto affrontato sul piano scientifico. Quindi era paragonato a una scienza. E lo spiritismo non è diventato una scienza, però può essere indagato col metodo scientifico e Kardec ha dato il via in questo modo, ha mostrato come si può fare. Posso aggiungere, a proposito di Kardec, che non c'è più, che Kardec è sepolto a Parigi al famoso cimitero di Père Lachaise. Questo cimitero è un cimitero dove ci sono sepolte tutte le celebrità. Adesso è chiuso, non si può mettere nessun altro, ma credo che non si possa mettere nessun altro, ma grandi celebrità. Io anni fa andando a Parigi ero curiosa proprio di vedere la tomba di Carlo. Era sempre coperta di fiori, sempre estate, inverno, eccetera. E insomma ci credevo sì e no, dico, ma è possibile, è morto tanti anni fa, 150 anni fa e passa. E andai quindi a Père Lachaise, era primavera, mi sembra presto, fa conto a marzo, insomma, non era ancora la stagione di grandi fiori. Ero a Parigi per un convegno, quindi approfittai per andare a trovare Kardec. Lui ha una tomba proprio celtica, come un dolmen, no? Gli hanno fatto questa tomba con le colonne di pietra rustica, il tetto sopra, una capanna antica, questo antico dolmen, e lui è sepolto lì. Allora, devo dire, grande, questa tomba molto grande, è una delle più grandi del Père Lachaise, e devo dire che quello che mi avevano detto corrisponde a verità, perché la tomba era coperta di fiori, ma coperta veramente, ci sono state decine e decine e decine di mazzi di fiori freschi. E mi diceva il custode, al quale avevo chiesto dove si trovava la tomba di Kardec, guardi, vada lì, la vedrà che è piena di fiori, che era sempre così, che va la gente da lui, lo ringrazia per quello che ha scritto, per le vie che ha aperto, per le prospettive che ha aperto alle persone, per gli orizzonti che ha dilatato, perché veramente ha dato degli insegnamenti, ha diffuso, che non erano suoi, lo ripeto ancora una volta, non erano suoi gli insegnamenti, lui li ha codificati, li ha presentati in una maniera comprensibile e accettabile da tutti, facilmente leggibile. Per la Chaise mi è rimasta veramente come, mi ha commossa perché grandissimi personaggi, artisti, musicisti, persone che la gente tantissimo, però le tombe sono complessivamente spoglie, sono morti da tanti anni, non ci sono più parenti, non c'è più nessuno, sono tenute benissimo proprio dal comune di Parigi. Ma quella di Kardec che mi fece impressione sembrava un negozio di un fiorista, nel pieno della. Quindi evidentemente lui ha ancora tantissimi, tantissimi familiari. Guardavo se c'era ancora qualche domanda. Quando un bambino nasce con l'autismo è sempre il karma. Ma il discorso del karma Kardec non l'ha affrontato in questa sua sintesi. Karma è in pratica, tradotto in termini occidentali, cioè quello che si è fatto ha una ripercussione su quello che è adesso, una ripercussione sul presente e il presente in qualche modo si ripercuoterà sulla vita futura, cioè sul futuro. Io non sono un guru, non so, non mi permetto di dare, e quindi non so nel discorso dell'autismo, può essere anche un fatto semplicemente. Può avere delle cause nel DNA, può avere, può essere anche se
essere una forma di insegnamento per la famiglia, per quelli che gli stanno intorno, per il soggetto stesso, il quale si rende conto che forse aveva bisogno di questo. Ecco, la legge del karma e della reincarnazione aprono degli orizzonti di cose che noi adesso non riusciamo a capire. Per esempio, si dice sempre attraverso queste lezioni che il bambino che, anche che muore appena nato e che non fa una vita, ha sempre un significato anche questo, perché è una prova per i genitori. Dicono sempre un insegnamento anche per questo bambino che forse gli bastava questo per fare ad altri questo tipo di esperienza. Quindi apre veramente un campo enorme di risposte per quello che riguarda. Vediamo se c'è qualche domanda. Mi avvicino perché leggo molto poco. Si è mai presentato a qualche medium come entità? Immagino Allan Kardec. Questo non lo so. Sinceramente non so dare cioè chiede questo nostro ascoltatore se Allan Kardec si è presentato a qualche medium, non lo so, a me non risulta, non lo so. Dunque, nella gerarchia cattolica c'è qualcuno che crede nella reincarnazione? Dunque, nella gerarchia dei sacerdoti non, diciamo che non dovrebbe credere, non fa parte di questo patrimonio, anche se siano sfuggite alcune cose quando al Concilio di Nicea ci fu una purificazione dei vari Vangeli quattro sinottici che adesso noi conosciamo e che si sia che all'inizio del cristianesimo si credesse nella reincarnazione e che poi questa dottrina è stata messa da parte, però che qualche cosa sia sfuggita. Per esempio c'è l'episodio del cieco nato quando viene chiesto a Gesù se ha peccato lui o se hanno peccato i suoi genitori, cioè la cecità veniva vista come una punizione, quindi è implicito in qualche modo. Oppure quando si dice che a Gesù e che parla di Giovanni, il suo cugino Giovanni che è Elia ritornato e però non l'hanno riconosciuto. Quindi se è Elia, il profeta Elia che è ritornato, vorrebbe dire si è reincarnato in Giovanni. E queste però sono ipotesi, sono spigolature, diciamo così, che si trovano anche nei Vangeli. A livello individuale, io non ho mai sentito un sacerdote che afferma nella reincarnazione. Un sacerdote importante, di cui preferisco in questo momento non fare il nome, che si è occupato di questo e che sa molto anche di ricerca psichica, mi diceva qualche tempo fa che il concetto di reincarnazione potrebbe in qualche modo essere equiparato al nostro concetto di purgatorio. Cioè, il purgatorio vuol dire che le varie cose in quest'ottica, cioè perché impedire al nostro Signore di purificarci attraverso un'altra vita. Ecco, questo è il concetto che lui diceva. E secondo lui questo poteva avvenire, ma essere un'eccezione, non una regola, come i sostenitori dell'incarnazione ritengono che sia una regola vivere, attraversare parecchie vite. Ecco, la massima concessione che ho sentito fare è stata il sacerdote redentorista. Poi leggo degli episodi di cui. Grazie Paola. È un insegnamento quello di Kardec, che quindi ho avuto piacere di sentirlo. Grazie anche a questo signore, che è molto gentile. Qualcuno mi dice buon pomeriggio, e allora vediamo se ci sono alcune altre domande. Vedo che persone mi dicano che stanno guardando. Ecco qua un altro signore. Mi chiede che vorrebbe che si parlasse dei Vangeli apocrifi. Ecco, magari ne parleremo in un'altra occasione perché adesso mancano veramente 2 minuti. Una lezione, chiamiamola così, una chiacchierata apocrifa apposta sui Vangeli apocrifi, che non rientra nel di chiacchierare. Comunque è una buona idea, se ne potrà parlare. Grazie del suggerimento.
Ora il nostro tempo è praticamente scaduto, io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che questa volta la registrazione sia venuta bene perché alcuni mi hanno espresso e ringraziami di averlo detto e anche da parte degli organizzatori si sono resi conto di questa. Guardavo se c'è ancora qualche domanda, mi ringraziano ancora. Allora, ultimo appuntamento. Ecco sì, mi scrive Anna Tamburini Torre che è l'organizzatrice di tutto questo, la grande amica. Ultimo appuntamento giovedì 16 Steiner che in qualche modo si collegherà al discorso che abbiamo fatto l'altra volta di Elena Petrovna Blavatsky perché Steiner prese le mosse dalla teosofia per poi seguire le vie proprie. Quindi arrivederci a tutti fra 2 settimane, giovedì 16. Buon luglio e arrivederci e grazie della vostra attenzione. Arrivederci.